carnevale dal punto di vista culinario, ci vengono in mente i dolci. E in particolare le castagnole, che ci cucinerà stasera Celsa, secondo una ricetta antica. Vero? E okay. Quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono uova, farina, vino, anice, una grattugiata di arancia e una cucchiaiata di zucchero. Okay. E lo strutto per friggere poi alla fine. E una bustina di lievito in polvere per dolci. Ok. Mi grattugio tutta la mia bella arancia. Rompiamo le uova. Vanno sbattute. Vanno sbattute, si lavora abbastanza energicamente per amalgamare bene la legume con il rosso. Adesso aggiungo proprio una puntina di zucchero così per uovo, proprio una puntina. Il mio bel vino. Il mio anice, ok, e poi cominciamo con la farina finché non riesco a fare un impasto omogeneo. Quindi sì, che riesco a lavorarlo prima qui, poi lo metto direttamente sulla spianatoia perché lo dovrò lavorare con le mani. A questo punto metto anche il lievito e poi si continua e continuo a lavorarlo nella ciotolina finché riesco con la forchetta. Lo metto nella spianatoia. Ok. E si comincia a lavorare con le mani. Siccome l'impasto deve essere molto morbido, soffice, quindi velocemente, perciò che non attacchi. Ok, l'impasto riposa. Ci vuole un tegame abbastanza alto e ci si mette lo strutto, e mi raccomando che sia strutto di maiale, non olio. Poi si fa tutti i pezzettini così, e questi si fanno così, tipo i gnocchi. Però non è facile stiarlo perché giustamente poi si fanno tutti i pezzettini così e si fanno così, si scavano, perché questo sembra niente, ma questa cosa qui gli rifà, crescono e rimangono soffici dentro. Se non ci fosse questo, il castagnolo così non prende quella forma, hai capito? Quindi devono essere scavati con due dita girati. Abbasso il gas perché deve avere una fiamma molto molto leggera, e le getto. E di solito in questo tegame di questa grandezza io ne metto 20-22 per volta. E queste crescono piano piano piano, e il segreto della cottura è questo. E voilà, hanno preso il giusto colore e le tiriamo, le spogliamo così, poi le mettiamo nella carta, nello scotch che assorbe. Una ciotolina lo zucchero, l'arrotolo così e voilà. E per i più golosi, che gli piace un pochino l'alcol, facciamo con un po' d'archemes, quindi bagniamo le castagnole nell'archemus e poi lo ripetiamo qua nello zucchero, e qui vengono un po' colorate, gli danno quel che di bello e anche più gustosi. Adesso ci gustiamo le castagnole con una bella tisana a base di frutta. Ok? Buon appetito!